Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi concludiamo i reparti, quindi ruolo per ruolo, con i migliori giocatori. Pretoti, ormai ci siamo, domani finalmente uscirà la tanto attesa squadra dell'anno. Non vediamo l'ora di riuscire magari a mettere le mani su uno di questi giocatori, anche se sarà impossibile. Detto questo, andiamoci a gustare oggi il reparto più avanzato di tutti, dove secondo me ci sarà tanto da argomentare, perché ho fatto veramente un'estrema fatica a trovare i giocatori da inserire. Mentre vedete a schermo Kylian Mbappé, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni, ma a breve comunque cercherò di dirvi un paio di paroline, quest'anno com'è il discorso relativo agli attaccanti? Penso che mai come prima ci sia un dislivello clamoroso tra quelli che sono i giocatori top e i giocatori di medio-basso livello senza una fascia intermedia. Cosa significa questo? Che nel momento in cui tu hai un Beyeder, ok, l'upgrade prossimo è direttamente Mbappé. Nel momento in cui tu hai Mbappé e magari non ti ci trovi bene, non posso dire, cavolo, Mbappé lo vendo, me ne prendo un altro, perché Mbappé, essendo il meglio che c'è e mancando un'alternativa, te devi tenere praticamente se vuoi puntare al top. L'anno scorso magari penso ad un Cristiano Ronaldo che poteva essere l'alternativa a Mbappé qualora non vi piaceva questo giocatore. Invece quest'anno si è un po' appiattito il tutto, si è un po' mischiato. Se io ho un giocatore come David devo per forza cacciare 500.000 crediti per Beyeder, altrimenti non c'è questo stacco. Situazione un po' così e così, che purtroppo a meno di grosse promo a breve dopo i toti rimarrà bene o male mischiata, e vediamo quello che succederà. Per quanto riguarda invece Mbappé nella sua versione headliners, ma ovviamente il discorso si applica anche alle sue versioni precedenti, questa è probabilmente la vera versione upgradata che vale la pena prendere rispetto al base. 5 di skill e 4 di piede debole per lui, 1,82 m. Non vi sto neanche a dire quanto fa impressione questo Mbappé palla al piede, soprattutto con lo speed boost. È anche discretamente agile, nonostante il 1,82 m, l'80 di forza. Infatti 94 di agilità e 95 di reattività lo aiutano tantissimo. Passaggi che magari non sono eccellenti, ma il corto che serve per scambiare tra le due punte, soprattutto con un 4-4-2, va benissimo così. Finalizzazione al top, anche se postilla. Quel 4 di piede debole alle volte sembra rivelarsi quasi un 3, perché col sinistro sembra, boh, cannarle praticamente la maggior parte delle volte, anche se ci mette del timed, c'ha degli svarioni pure di destro. Però la domanda poi è quella: ma perché ci sono degli attaccanti che non sbagliano i gol davanti alla porta? Purtroppo no, anche se vi portate a casa un R9, che è il non plus ultra, capita quella volta che l'RNG vi fa buttare la palla fuori. Quindi anche quando prendete questi giocatori qua non vi aspettate mai di avere dei mostri infallibili tra le mani, perché purtroppo non è così. Sarebbe bello, ma non è così. Quindi Mbappé al primo posto, secondo me Uberalles non può mancare tra gli attacchi di un certo tipo e di un certo budget. Al secondo posto inserisco Neymar nella sua versione wild card, però questo discorso si applica anche alla versione IF, non tanto alla versione base, perché si sente tanto la carenza di potenza tiro e finalizzazione della versione 91. Ovviamente anche in questo caso l'abbiamo visto nel video degli esterni, giocatore che conosciamo, 5-5, quello che questa versione ha rispetto alle altre è proprio quel boost di tiro, potenza e finalizzazione. Anche in questo caso a livello di passaggio siamo messi un poco meglio, stragile, vi dà la possibilità di essere imprevedibili per quello che mi riguarda all'interno dell'area di rigore, sia col 5 di piede debole, quindi poter andare anche sul mancino e soprattutto dandovi la possibilità di poter fare una skill che disorienta l'avversario. Quindi assolutamente top il buon Neymar. Terzo posto che è occupato da Cristiano Ronaldo, che onestamente io non mi sento di lasciare fuori, perché è vero che quest'anno non sarà il suo anno, è vero che Ronaldo ha avuto delle carte molto più forti in passato, però io questa versione 92 del Team of the Group Stage l'ho provata e devo dire mi ha sorpreso, perché ha comunque il suo classico 5 di skill, il 4 di piede debole per me è molto più solido del 4 di piede debole di Mbappé, e questa carta qua è comunque agile, nonostante abbia 80 di forza e 88 di agilità, quindi non un parametro altissimo come Mbappé, e soprattutto avendo un body type totalmente differente. Passaggi anche in questo caso così e così, però Ronaldo è uno di quei pochi giocatori che quando la palla ce l'ha tra i piedi e punta alla porta o la butta dentro, c'è poco da fa, e quello non cambierà mai, credo, fino a quando ci sarà Ronaldo su FIFA, e credo che poi uscirà pure Icona, quindi non cambierà proprio mai come cosa.
Quindi per me assolutamente Ronaldo non mi sento di buttarlo nel gabinetto, anche nella sua versione base, considerando che bene o male tutti gli attributi principali li conserva, magari se si serve soprattutto una punta in Premier League, rapporto qualità-prezzo, ormai sto Ronaldo è regalato, quindi non lo lascio fuori assolutamente. Così come non posso lasciare fuori Zlatan Ibrahimovic, che però avrei tranquillamente mandato a casa. Questo perché è vero che abbiamo un giocatore con 5 di skill e 4 di debole, quindi una sorta di Cristiano Ronaldo della Serie A, sorprendentemente agile, nonostante il 91 di forza e nonostante il 1,95 m di altezza, veloce, si speed boosta anche discretamente bene, una finalizzazione della Madonna, passaggi eccezionali, un tiro a giro incredibile da fuori area. Però il prezzo, regà, ma quanto costa sto Ibrahimovic? Ma costa quanto Neymar un altro po'? Costa più di sto Ronaldo? Costa la metà di Mbappé? La metà di Mbappé non è 500.000, è quasi 3 milioni. È una follia. Soprattutto perché, senza andare troppo a spoilerare gli altri, ma andando a ritroso, in questa Serie A è uscito Muriel. Carta clamorosa. Diciamo stile R9. Con mille virgolette, perché è un 4-4, certo gli manca il 5-5, però il body type è simile, infatti è un po' la pecca di Muriel, perché il body type di R9 è proprio body type R9, ce l'ha solo lui, e questo invece è average, quindi alle volte risulta un po' pesantino. Però comunque si muove molto bene nello stretto, ha un ottimo tiro, ha anche un ottimo passaggio corto, risulta discretamente agile, come vi dicevo, grazie alle sue stats, qualità prezzo regalato. Magari quando state vedendo questo video avrà preso pure l'upgrade, chi lo sa, perché lo vedrete dopo che avranno giocato Inter e Atalanta, ma per me è assolutamente uno dei migliori, se non il miglior attaccante in termini di qualità-prezzo all'interno di una Serie A, e fa direttissima concorrenza a questo Ibrahimovic, che a meno che non siete degli sceicchi non vi poteste mai portare a casa. Altro giocatore per me molto sottovalutato è Gabriel Jesus, nella sua versione ghiaccio 4-4, perché ha destato subito gran clamore la versione Fire, quella col 5 di skill. Ma la versione col 5 di skill, oltre a costare di più, si porta dietro il problema più grosso di Gabriel Jesus, che è il 3 di piede debole. Ma voi che ve ne fate di una punta col 3 di piede debole? Già col 4, col 5 di piede debole, con il loro piede forte le buttano fuori. Non potete avere questo deficit e soprattutto dare la possibilità all'avversario di andarvi a coprire sempre solo un piede. Questo poi è molto veloce, finalizzazione ottima, passaggio corto ottimo, super agile, che non ve lo sto neanche a dire, è una trottola Gabriel Jesus, 1,75 m, quindi visto anche il prezzo devo dire che fa diretta concorrenza a Cristiano Ronaldo nella sua versione base, ovviamente, visto che costa un pochino in più. E vedi, per esempio, io tra Ronaldo base e Jesus vi consiglierei un Jesus, perché è molto più versatile e anche meno difficile da utilizzare rispetto a Ronaldo, che quando il gameplay è strano vi si appesantisce e avete un tronco tra le mani. Quindi approvatissimo pure Gabriel Jesus. Ne parlavamo in precedenza di Belleder, giocatore anche qua pazzesco, stile Eusebio, quindi se amate giocatori che sono fortissimi nello stretto, che non hanno la quinta skill ma hanno la quinta di piede debole, è il giocatore che fa al caso vostro. Ha anche un ottimo speed boost per via del body type, ha un ottimo passaggio corto, è agilissimo, che non vi sto neanche a dire, francese super ibridabile, finalizza tutto quello che gli passa tra i piedi, quindi io ve lo stra consiglio, ed è il diretto concorrente antagonista di Mbappé, che non solo può essere giocato in coppia con l'altro francese, ma appunto può anche servire proprio da alternativa nel momento in cui voi Mbappé non lo volete andare a prendere perché non vi ci trovate e gradite più giocatori di questo tipo qua. E proprio a proposito di questi giocatori di simil Belleder, vi butto dentro anche David, perché qualità prezzo, questo è un chip Belleder al quale manca la quarta skill, quindi simil Butragueño, stile Butragueño, 5 di piede debole, 1,77 m, una furia in termini di agilità, nonostante abbia 85 di forza, 87 di agilità e 82 di reattività. Non mi chiedete perché, questa è una carta strabuggata che non rende per niente la pesantezza che sembra apparire su questa carta. Finalizza molto bene, è anche molto veloce in campo aperto, ha un ottimo speed boost, passaggi ottimi, quindi questo qua io l'ho messo tra le punte, ma potrebbe essere giocato anche tranquillamente esterno, anche se sull'esterno il 3 di skill magari lo risentite di più, magari da punta in un attacco a 2 dove basta dare la palla dentro l'area e girarsi. Muriel l'abbiamo visto in precedenza, quindi questa è la top attualmente dei migliori attaccanti di FIFA 22. Quindi ragazzi, siamo arrivati al termine di questo primo ciclo di FIFA, perché i toti segnano come al solito un bello spartiacque tra, diciamo, il primo periodo e il secondo, anche insieme alla patch che abbiamo visto uscire in questi giorni.
Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate, fatemi sapere soprattutto se avete puntato qualche tot. In descrizione vi ricordo i vari partners, il link della piattaforma Viola dove sono live ogni giorno. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata. Un saluto da Nari Beroschi, ciao!